Si è svolta ieri a Monopoli l'edizione 2021 della mezza maratona, che ha visto la partecipazione di circa 1500 atleti. Vediamo. Antonio Redi della Dynamic Fitness in 1:11:18 ha vinto la 12ª edizione della maratonina di Monopoli, organizzata dalla SD Atletica locale e valida quale prova FIDAL e del campionato italiano dell'aeronautica militare. Alle spalle del vincitore si è classificato Domenico Ricatti in 1:12:42, terzo Claudio Marzorati. Una dedica per questo successo di oggi? Beh, dedico al comune di Monopoli, perché io sono un dipendente del comune di Monopoli, quindi ero spinto anche dal far bene e volevo far bene in una città che mi ha accolto a livello lavorativo. La settimana scorsa ho fatto la maratona anche abbastanza bene, la più importante maratona italiana a Firenze, giungendo nella top 10, e oggi mi sono difeso, a un certo punto gamba destra mi ha un po' ceduto, però devo dire che sono arrivato qui in fondo e vedo sempre tanti amici, tanto affetto, tanti abbracci, direi che anche oggi ne valsa la pena. Primo dei monopolitani, ottavo assoluto Vito Alò, e prima delle donne la scolana Sara Carducci. Siamo stati fortunati, non ha piovuto, il percorso lo conosco perché vengo in vacanza da 39 anni, da quando sono nata a Torre Cintola, quindi mi ci alleno tutta l'estate praticamente, almeno 2 mesi. Soddisfazione è stata espressa dall'aeronautica militare e dai vertici dell'SD Atletica Monopoli. L'aeronautica militare è molto vicina allo sport, perché lo sport racchiude valori importanti come lo spirito di sacrificio, l'abnegazione, la preparazione, tutti i valori che sono la base della vita militare. Si riparte e speriamo che non ci interrompino più per quanto riguarda i prossimi anni. Vedo la partecipazione di tutti, noi siamo tantissimi e ci voleva praticamente questa ripartenza. Questa tappa è molto richiesta e molto ambita e sicuramente dà una visione diversa della città, quindi oltre a una città turistica è anche una città sportiva, è una città quindi che si apre culturalmente ad uno sport molto bello come quello dell'atletica, quindi siamo orgogliosi di portarla avanti, di difenderla e di farla crescere anno dopo anno.